Questo servizio è offerto dal Tao. Giovedì dopo l'allenamento Tao. Giovedì dopo l'allenamento Tao. Questa è la seconda categoria Girone C. Questo è il big match fra Struppa e Valletta Lagaccio, la seconda contro la prima in classifica. Entrambe le squadre lottano per la promozione diretta, ma il posto disponibile è uno solo. I punti che separano le formazioni sono solamente tre, cioè quelli conquistati dai giallo-neri del Valletta Lagaccio nello scontro diretto nel girone d'andata, vinto per 2-1. Lo Struppa in maglia giallo-blu deve quindi cercare di ribaltare il risultato per colmare questo gap. Ci proverà forte del miglior attacco, che segna quasi 3 gol di media partita e di un andamento casalingo praticamente impeccabile. 8 vittorie, un pareggio. Inizio arrembante di entrambe le squadre. La prima a provarci è lo Struppa con Grosso, che libera il cross carossino, ma il colpo di testa di Valenti è impreciso. Poi è la volta del Valletta Lagaccio. Minniti riceve palla in area e si libera per calciare, dando però solo l'illusione del gol. Palla sull'esterno della rete. Ma al 12° la rete non è più solo un'illusione. Gallitto serve al limite Minniti, che attira su di sé due avversari prima di scaricare nuovamente su Gallitto. Il numero 9 apre il piattone e trova l'angolino alto. Nulla da fare per Andrea Orlando e Valletta Lagaccio, che passa in vantaggio. Sono 4 gol in campionato per Gallitto. Appena il tempo di battere da centrocampo e Rossi da 50 metri si inventa un'incredibile parabola che sorprende Petitti. Un gol memorabile per Rossi, che sale a quota 5 centri in classifica marcatori e ridà l'immediato pareggio ai suoi. Al 22° lo Struppa ha un'occasione clamorosa per portarsi subito in vantaggio. Il filtrante di un ottimo carrossino smarca Valenti solo Soletto davanti al portiere. Il più sembra fatto per il capocannoniere, ma il suo destro si stampa sul palo esterno. La squadra di mister Perasso ci riprova con questa sponda di Valenti per Anna Loro, che cerca il gol da antologia ma colpisce troppo con l'esterno, mandando così il pallone fuori. Il film della ripresa a cura di Enrico Figus parte dal minuto 47, quando un calcio d'angolo di Minniti non trova nessuna deviazione nell'area piccola e si insacca per il nuovo vantaggio degli ospiti. Minniti raggiunge così la doppia cifra in campionato, ma deve senz'altro ringraziare il portiere Orlando. Il gol taglia le gambe ai padroni di casa, che al 59° incassano anche l'1-3. Iannelli serve centralmente Marriott, che senza pensarci su scaglia una bordata d'esterno destro che non lascia campo Orlando. Gran gol del numero 7, che mette una seria ipoteca sulla partita. Lo Struppa accusa ancora il colpo. Il tentativo dal limite di Anna Loro non è infatti abbastanza per impensierire Petitti, che respinge coi pugni. La punizione a giro battuta all'80° da Bruschi è invece ben più insidiosa, ma l'estremo ospite risponde alla grande, concedendo solo il corner. Ma il Valletta Lagaccio non si accontenta del doppio vantaggio e sfiora il 4-1 con la zampata di Piras su un cross dalla destra e il miracolo di Andrea Orlando. I gialloblu tentano ancora la rimonta. Thiam lavora un buon pallone per Anna Loro, che si gira e cerca l'angolino alto, non trovando però fortuna. I 7 minuti di recupero concessi dall'arbitro Milesi non sono sufficienti allo Struppa per rimontare e il match termina 3-1. Grazie a un avvio di ripresa amici di Ale, la capolista porta a casa i 3 punti e consolida il primato in classifica, mentre per lo Struppa arriva la prima sconfitta stagionale in casa.